At break of dawn, there is no sun. Noi dovremmo abbracciare l'idea della fusione, quali vantaggi abbiamo, ne deriveranno dal punto di vista economico, gestionale, anche dal punto di vista fortunato culturale, che cosa significa appartenere ad un'unica città? Può tradursi in un miglioramento della vivibilità per tutti i cittadini di questa nuova città? E in che modo, dottore? Grazie innanzitutto, buonasera a tutti, un ringraziamento a chi ha organizzato questo incontro e a chi mi ha invitato ovviamente. Non so se Bruno Ricciuto se ne è andato, ecco qua. Noi ad Aquarica e a Presicce, dico noi, perché sto cercando di, nel limite del possibile, di collaborare con i due comuni per offrire ai cittadini, appena la discussione inizierà, un utile dato, informazione su cui riflettere prima di andare al referendum. Dicevo, noi ad Aquarica e a Presicce abbiamo deciso di assumere un ruolo più istituzionale, nel senso di mantenere una equidistanza, potremmo dire, tra le regioni del sì e tra le regioni del no, sulla base di una indicazione fornita appunto dai due sindaci, perché vogliono fornire informazioni di dettaglio ai cittadini, quali saranno chiamati in libera scelta a orientarsi a favore del sì e a favore del no. Nonostante questo, ovviamente la domanda che mi viene posta non può ovviamente così farmi assumere un ruolo di neutralità rispetto alla domanda stessa, perché la domanda perché dovremmo abbracciare l'idea della fusione, quali vantaggi la fusione comporta e che miglioramento eventuale per la vivibilità dei cittadini può derivare da una città, mi obbliga a dare una risposta favorevole ovviamente alla fusione, per tutta una serie di questioni sulle quali brevemente mi soffermerò, e non ovviamente per scelta a priori a favore della fusione, perché di per sé la fusione nel redigere degli studi di fattibilità e dunque gli studi di fattibilità devono ad orientare diciamo la ricerca del dato tanto per gli aspetti positivi quanto anche per quelli che positivi non sono, ovviamente a voler fare un'analisi, si chiama in termini tecnico un'analisi SWOT, da quattro iniziali, quattro termini inglesi, attraverso l'analisi SWOT si analizzano i punti di forza, debolezza, le opportunità e le minacce di una fusione. Qualsiasi analisi che si fa porta ad avere, gioco forza, maggiori punti di forza rispetto a quelli di debolezza e maggiori opportunità rispetto alle minacce. Quindi, se così è, perché così è, almeno per le esperienze che io ho avuto, la fusione comporta indubbiamente dei vantaggi, e i vantaggi non sono vantaggi in sé, sono dei vantaggi rispetto ai portatori di interesse, ai cittadini, al sistema delle imprese, perché innanzitutto noi determineremo delle economie di scala nella relazione dei servizi. Con il presidente, l'onorevole Ria, prima di iniziare i lavori, discutevamo di uno studio anche interessante che è stato redatto al Ministero dell'Interno poco tempo fa, il cui coordinatore, il dottor Verde, è stato direttore generale del Ministero, personaggio che noi abbiamo avuto modo di conoscere con il presidente Ria.
In questo pregevole studio che io ho postato sulla pagina Facebook della fusione di Acquari che presenta, io vi invito ad andare a visitarla, dove potrete vedere gli elementi positivi, gli elementi negativi delle fusioni, di quello che in Italia è il panorama delle fusioni andate in porto, a quelle che non sono andate in porto, giusto per avere un'idea molto più larga. Ecco, questo studio si sostiene con dati alla mano, sulla base anche dei dati forniti dai comuni, che vi è una dimensione demografica ottimale perché il comune erodi servizi efficaci, servizi efficienti, servizi economici. E questa dimensione demografica si basa su un concetto molto importante, che è il concetto di adeguatezza, perché questo studio dice che i comuni che sono collocati in una fascia demografica che va dai 10 ai 20 o ai 30 mila abitanti sono quei comuni in cui il costo medio pro capita, per quanto riguarda il costo dei servizi, è il più basso, e i servizi erogati sono quelli più bassi rispetto a comuni più piccoli e rispetto anche ai comuni più grandi. Dunque, già una prima risposta alla domanda sul perché dovremmo abbracciare l'idea della fusione detta da dati oggettivi che poi vanno esaminati, vanno anche applicati, così viaggiando, perché è evidente che i comuni piccoli, 5, 6, 7, 8 mila abitanti, nonostante gli sforzi encomiabili che tutti i sindaci, al di là delle appartenenze, tutti i sindaci mettono giornalmente, non riescono più a dare dei servizi che stiano dentro alcuni parametri di efficienza e di efficacia. Quindi la prima risposta è questa, ed appartenere ad un contesto più grande significa anche, lo diceva, adesso non ricordo quale dei due sindaci, anche ridurre un po' i costi della politica, anche se, diciamocelo chiaramente, i comuni nostri vengono amministrati con un parsimonio, per cui non è che ci si sia da tagliare molto, però le decisioni che un territorio può assumere se viene gestito attraverso un unico governo territoriale rispetto a 4 o 5, giustamente sono molto più pratiche di quanto appunto 4 o 5 o 6 o 7 comuni si avviano a fare. Quindi in maniera più puntuale dico, da questo punto di vista il miglioramento della vivibilità ai cittadini è molto più possibile che avvenga con un comune di dimensioni più adeguate, anche perché non dobbiamo dimenticare che il comune fuso ha notevoli incentivi anche dal punto di vista finanziario. Io non sono tra quelli che sostengono che la fusione si fa perché ci sono risorse finanziarie aggiuntive. Questo non credo che sia un buon motivo, ma accanto agli altri motivi che emergono sicuramente da un corretto studio di fattibilità, senza il quale si fa una fusione nel buio, ovviamente, senza una consapevolezza di ciò che vorremmo fare. Gli incentivi finanziari non sono secondari, perché soprattutto con la legge di bilancio 2018, il governo e il Parlamento, nell'andare a approvare questa legge, hanno elevato ancora di più gli incentivi annuali, che poi si traducono in incentivi decennali a beneficio dei comuni fusi, e i sindaci sanno che alla fine insomma è difficilissimo quadrare un bilancio nonostante tutte le parsimonie, e se arrivano dei trasferimenti statali in aggiunta a quelli ordinari che il comune fuso continuerebbe a prendere, cioè se il comune di Italiano, la ministra e il ministrano si fondono, comunque il comune fuso prenderà gli stessi trasferimenti che prendevano i singoli quattro comuni, se li porta sempre avanti, tanto per cominciare. In più il comune fuso è beneficiario di una quota di finanziamenti a valere sul bilancio 2010 dello Stato, che per questa realtà, adesso non ho le slide davanti, ma andiamo intorno a 2 milioni di euro più di lì all'anno per 10 anni, che ci consentono di fare tutta una serie di ragionamenti, perché sono queste risorse finanziarie senza vincolo di scopo, possiamo usarle come spese di investimento, possiamo usarle
così via dicendo. Comunque vi sono degli elementi mixati che ci conducono a dire che abbracciare l'idea della fusione conviene, perché i vantaggi che il cittadino avrà sicuramente saranno molto più decisi e marcati rispetto a qualche svantaggio che ci sarà. Il fatto di avere un sindaco rispetto a quattro sindaci può essere anche un vantaggio rispetto a chi la pensa in questo modo, perché gli manca comunque un amministratore di prossimità. Rispetto a chi ha una visione un po' più aziendale della situazione, avere quattro sindaci o avere uno cambia poco, perché all'interno dei comuni ex, chiamiamoli così, preesistenti, comunque l'ordinamento degli enti locali prevede la possibilità di istituire il municipio e quindi il prosindaco, quindi cambia poco da questo punto di vista, perché come sapete dal 1990 i comuni hanno autonomia statutaria, dunque hanno una propria, chiamiamola così, piccola costituzione all'interno della quale possono darsi delle regole anche di gestione della cosa pubblica diverse anche da un comune. Quindi fare un comune grande, più grande, non significa abolire il ragionamento anche della clausola di prossimità, perché l'istituzione del municipio o addirittura del consiglio municipale senza onere per la finanza locale può essere anche istituito accanto alla figura di un prosindaco che all'interno dello statuto del nuovo comune che andremo a realizzare può avere anche voce in capitolo nello statuto che ho proposto, da qua che presince il prosindaco dell'eventuale municipio, anche se lì ci si orienta nella realtà municipi, deve essere convocato, consultato in sede di bilancio e così via dicendo, perché noi abbiamo appunto l'autonomia statutaria. Come andiamo al referendum? Che valenza avrà il referendum e l'esito del referendum per la regione? Sì, io rispondo velocemente perché questa è una domanda interessante che vorrebbe per molto tempo. Innanzitutto la fusione dei comuni, lo diceva l'avvocato Fasano, credo. Per un preciso disposto della Costituzione, ma non soltanto della Costituzione, si fa sentite le popolazioni interessate. Vale a dire che c'è un referendum preventivo da fare. Il referendum, essendo un referendum consultivo, consente alle popolazioni interessate di esprimere un loro parere. E la regione, che ha la competenza nell'istituire il comune nuovo con propria legge regionale, perché alla regione compete l'istituzione di un comune, può anche, potrebbe, condizionale, non tenerne conto dell'esito del referendum, proprio in quanto è consultivo. Esistono dei casi di fusione che si è compiuta allora quando alcuni comuni hanno votato contro, la fusione ha avuto un esito più parziale, o addirittura se su quattro comuni uno si è espresso negativamente, comunque la regione ha fuso tutti e quattro comuni. Quindi il referendum consultivo, che ha un peso politico ovviamente, perché immagino che la regione non legifichi su tutti e quattro i comuni, le comunità si esprimano in senso contrario. Consultivo e obbligatorio. Come si arriva al referendum? Si arriva al referendum attraverso la triade dato, informazione e conoscenza, attraverso uno studio di fattibilità, che non è un esercizio così avulso, facciamo così fattibilità, serve oltre alla conoscenza del cittadino, se queste informazioni le riversiamo al cittadino, perché la legge istitutiva del nuovo comune, in base a quanto prevede l'articolo 6 della legge 34 del 2014 della Regione Puglia, prevede che il progetto di legge regionale debba avere allegato la descrizione dei confini dell'istituendo comune, le indicazioni di natura demografica, socio-economica, eccetera, eccetera, del nuovo comune e dei comuni coinvolti, i dati finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio preventivo, cioè i dati dello studio non servono soltanto al fine
di divulgazione di essi nella comunità di riferimento, ma servono come dato formale parti di questi da allegare alla legge regionale. Io sto scrivendo una legge regionale tipo per la regione Puglia. È molto facile che quella legge venga approvata subito, qualora l'esito referendario del comune da quale di Pesiccia abbia esito positivo, perché noi quella legge ce la diamo subito da lì che abbiamo. Ma se noi redigiamo una legge senza avere dati, significa rinviare, signorie, il problema. E noi sappiamo che quei finanziamenti statali di 40 milioni di euro sono buoni per le fusioni che ci sono adesso, perché se esse dovessero aumentare, sempre 40 milioni di euro sono, secondo me aumentano, tant'è che il Ministero dell'Interno con un proprio decreto ha detto: io comunque mi soldi do primo alle fusioni più antiche, che sono salvaguardate rispetto alla mancanza di risorse finanziarie, che è lo Stato nostro, sappiamo, credo abbia 2.000 miliardi e passa di debito pubblico, 2.000 miliardi. Quindi, studi di fattibilità che serve alla conoscenza, elementi di questo studio che servono alla legge regionale istitutiva, e il referendum che secondo me, perché io ho lavorato per un po' d'anni su questa questione leggera, io sulla fusione non sono neanche un po' d'accordo. Il Presidente Ria mi ha fatto riflettere, non è che non ero d'accordo, non avevo, come dire, focalizzato bene il problema. Ma attenzione, perché il referendum in Puglia non è che si fa semplicemente votando sì o no ad una fantomatica proposta. Volete voi che il comune di Taviano, raga, questa interessante seconda di un nuovo comune denominato tram, sì o no? A leggere in modo sistematico l'ordinamento della Regione Puglia, partendo dallo statuto, arrivando a due leggi del 1973, così via dicendo, il referendum si fa sulla proposta di legge che ci deve essere, per cui se qualcuno si mette a scrivere il referendum in Puglia non si fa mai. Quindi io, in maniera previdente e previgente, io sto lavorando perché me l'hanno chiesto, perché una legge, quella è, le risorse finanziarie non stanno nella legge, stanno nella legge provvedimento, ma nella legge ordinaria regionale. Chi ce li ha si fa presto ad approvare, non ce la si deve fare. Ecco perché io inviterei i sindaci di Alessandria a redigere uno studio di fattibilità per il quale studi vi sono risorse disponibili alla Regione Puglia non utilizzate. Di 3x8 24, facciamo 2 milioni di euro che ci sono ancora, soltanto due soggetti hanno prelevato delle risorse, 20.000 euro il comune da quale rappresenta, 23.000 euro come i campi, tre punti espulsati, che danno, starebbero muovendo per così dire comune comunque di intensa. Quindi il referendum, mi avvio a concludere, è regionale, non è comunale, quindi bisognerebbe chiedere alla regione di indire il referendum. Chi lo chiede? I comuni interessati, con delibera del Consiglio Comunale che stabilisce questa delibera, la volontà di camminarsi verso la fusione, chiedono alla regione il suo referendum. Poiché molti comuni, per ragioni varie, io non entro nel merito, potrebbero non deliberare, per ragioni varie, legittime. Vero, professore, che il sindaco deve ascoltare la comunità, come lei diceva, e dunque non ha il diritto di ostacolare eventuali processi. Ma il sindaco comunque è stato eletto, rappresenta la comunità, il consiglio comunale e il consiglio di rappresentanti del popolo, del territorio, ma proprio partecipando ad un consiglio comunale a Ravale, un paio d'anni fa, che doveva approvare un ordine del giorno, io mi sono reso conto, ma qua la fusione in Puglia non si può fare mai. E avendo scritto la prima legge regionale nel 2014,
ho scritto una modifica di quella legge che è stata a sua volta approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, come all'unanimità l'hanno approvata la legge, e ho detto oltre ai consigli comunali anche il 20%, un quinto di tutti i cittadini chiamati ad eleggere il consiglio regionale, previa raccolta di firme, potrebbe chiedere l'indizione del referendum alla regione. Punto. Dunque, o fate le delibere e chiedete il referendum, o costituite il comitato permanente in 1, 2, 3 comuni, valutate se i 4 comuni, il tram, adesso c'era anche la doppia N, può essere tram o può essere TR, può essere quello che volete voi, e cedete il referendum alla regione previa costituzione, un comitato che sensibilizza, perché dice dal giorno dopo si raccolgono le firme. Nel momento in cui raccogliete il 20%, il quinto degli elettori, dei cittadini chiamati ad eleggere il consiglio regionale, potete chiedere il referendum. Ma attenzione, questa cosa qui, per dare un po' di novità, dobbiamo aggiungere novità rispetto a Racale, all'Ista e Melissano, che entro certi limiti il referendum potrebbe essere anche indetto, senza chiedere ciò alla regione, dai comuni interessati. È vero che è il referendum regionale, ma i comuni interessati, ad esempio Taviano, Racale, all'Ista e Melissano, fanno la delibera e indicano il referendum, ovviamente comunicando la regione avendo un chiedo. Fanno il referendum seguendo la normativa sui referendum, le elezioni vere e proprie, e comunicano alla regione i dati che devono essere validati, ovviamente, referendari. Questa è una terza ipotesi che non abbiamo mai preso in considerazione, che la legge prevede, non solo per la fusione, per incorporazione, ma anche per la fusione ordinaria. Quindi aggiungiamo questo elemento di novità, perché ai sensi dell'articolo 4 bis lettera A della legge del 34, per essere precisi avvocato, della legge del 34 sulla fusione, ciascun comune interessato può indire il referendum consultivo comunale di previsto. Addirittura i comuni devono, qualora vogliano farlo in proprio, devono in ogni caso indire il referendum se ne fa richiesta in ciascun comune almeno un quinto degli aventi diritto al voto, le firme eccetera eccetera, poi si dice bla bla bla. La giunta regionale viene interessata, dice ok, il referendum vi approva, e da quel momento ha un po' di settimane di tempo per presentare al Consiglio regionale la legge specifica, provvedimento, perché la legge in genere, la legge ha valenza generale ed astratta, la legge provvedimento perché ha valenza solo per la realtà in questione, approva la legge regionale, nel momento in cui approva la legge nella quale c'è, come si dice, proprio il dies a quo, il giorno dal quale parte il comune nuovo, decadono le amministrazioni comunali in carica, viene nominato un commissario regionale che regge le sorti fino all'entrata in funzione, fino alle elezioni nuove degli ex comuni, insieme ai sindaci ex che assumono le funzioni, la veste di commissari, devono essere sentiti, o qui letteralmente una serie eccetera eccetera, e quindi da dopo le elezioni poi che si faranno con logica d'assieme, il comune nuovo potrà, come dire, potrà vivere. Addirittura un'ultima cosa, volendo anticipare i tempi, i consigli comunali dei comuni attuali potrebbero persino già approvare lo statuto dell'istituendo comune fuso, per dare un'idea, capisco che è difficile, che ovviamente il comune nuovo poi potrebbe confermare, modificare, eccetera. Quindi non è che sia poi complesso andare a attivare un processo di fusione, perché se vogliamo nasconderci dietro un dito, diciamo, ma il sindaco di Melissano non vuole, il sindaco di Cala non vuole, il sindaco di Adriano si infischia, quello di Parma Ligi, se vogliamo.
ipotesi A, i consigli comunali deliberano. Se vogliamo essere protagonisti del nostro futuro, vogliamo fare la fusione? Che ne pensa la comunità? E veramente la comunità è pronta? E allora raccogliamo le firme attraverso un'opera di sensibilità. Quindi questi incontri che hanno, e concludo, uno spirito informativo, divulgativo, eccetera, devono essere, a mio avviso, a questo punto, conclusi da una fase operativa, perché ormai convegni, tavole rotonde, quello che vogliamo, insomma, in cui a Melissano, a Taviano, a Rapale, ad All'Istero, a Felline, vi sia un comitato di gente orientata a fare la fusione che raccoglie in ogni comune le firme di un quinto degli elettori, di un quinto degli aventi di diritto al voto nelle elezioni regionali. Se questo è, facciamo, fatelo. Quello che, se invece non è, possiamo fare sempre dibattiti e tavole rotonde, perché poi è un piacere sentire esperti come il professore Cigliolo che ci danno notizie anche storiche che non sono state racchiuse anche nello scrigno della storia, però non muoviamo il passo e tutte le preoccupazioni su ma si chiudono gli uffici se c'è, rimangono le preoccupazioni che a breve si trasformeranno in realtà, perché i trasferimenti vanno così e non possiamo pensare che con la tassazione, con l'imposizione tributaria dei comuni riusciamo a pareggiare i conti. Io sono rimasto un po' nei tempi, anche se lui. Grazie. Grazie. Onorevole. Sì. There's a Burma abroad a sitting, and I know she's got a yen for me. And the wind is in those palm trees, and the temple bells, they say, come you back, you crazy soldier, come you back to Mandalay, come you back to Mandalay. Come you back to Mandalay, where the old flotilla lay.